Le mie mani? Le mie mani lavorano, lavorano sul serio. Il filo sottile che unisce mente, mani, desiderio e ragione. Abilità costruita sull'esperienza, fatta anche di errori e nuove ripartenze. È il processo complesso alla ricerca dell'opera perfetta per sé e per chi verrà dopo, che unisce arte, sapienza manuale e conoscenza. La Michelangelo Foundation for Creativity and Craftsmanship porta in vita l'intera Fondazione Cini sull'isola di San Giorgio Maggiore a Venezia con Homo Faber, Crafting a More Human Future, il primo evento culturale dedicato a promuovere mestieri d'arte d'Europa, una piattaforma d'incontro tra maestri d'arte e pubblico e una storia a molte voci che racconta tutto ciò che le macchine non potranno mai fare meglio delle mani. Cosa sono le mie mani? Le mie mani sono... diciamo che non sono una che sta con le mani in mano, ecco. Visto che me le hanno date, mi piace usarle. Sto preparando un'orditura su un vecchio orditoio realizzato sul disegno di Leonardo da Vinci. E da un semplice filo puoi creare qualsiasi cosa. Qua tutto parte dal niente e arriva a un prodotto finito che è meraviglioso. L'elemento più importante per essere una tessitrice è la pazienza e la calma, perché con questi macchinari non si corre e se si sbaglia si ricomincia, quindi non c'è fretta. È un privilegio della lentezza che ormai è stato perso. Tanta gente non ha più voglia di aspettare un mese per avere le tende, ma chi ha la pazienza di attendere i nostri tempi poi è soddisfatto. Perché comunque ha una cosa unica. Nella lingua italiana noi diciamo afferrare un concetto, noi diciamo apprendere, comprendere, tutti verbi che presuppongono in qualche maniera una centralità del gesto della mano. La mano non è nient'altro che un trade union, una corrente elettrica che passa dal cervello e porta alle materie. Questa mano magica riesce a dare forma a certe cose che sono estremamente belle. In fondo noi cerchiamo di presentare la bellezza, di far vedere che la bellezza non è solo di 500 anni fa, ma esiste e anche oggi è un elemento importante. Homo Faber è uno spettacolo a 16 scene, senza inizio né fine, dove gli spettatori sono invitati a guardare dietro le quinte. In partnership con la Fondazione Betancourt Schüler, il Triennale Design Museum e la Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte, l'evento, i cui allestimenti sono stati ideati da 13 curatori di eccezione, si articola nelle corti, nei chiostri, nelle librerie e nella piscina anni 60 dell'ex convento. Ogni spazio rivela un dialogo, ogni manufatto racconta una storia, ogni storia prende forma nei protagonisti assoluti di questa mostra a evento. I maestri d'arte escono dalle botteghe e sono al centro del palcoscenico. Homo Faber nasce dall'intuizione di due grandissimi protagonisti del mondo del lusso e dell'eccellenza, Johann Rupert, l'imprenditore sudafricano, e Franco Cologni, cavaliere del lavoro, imprenditore italiano. Insieme loro si sono resi conto che anche in un'era dominata dall'intelligenza artificiale ci sarà sempre qualcosa che le mani dell'uomo sapranno fare meglio di qualunque macchina. La Michelangelo Foundation ha una visione universale. In questo mondo che è globalizzato, banalizzato, noi vogliamo far vedere quali sono le possibilità che un maestro d'arte ha nel mondo di oggi. C'è anche chi ha fatto un elicottero, chi ha fatto una bicicletta, chi ha fatto, o meglio, ha rifatto delle Ferrari, e quindi siamo in un mondo contemporaneo. In effetti il nostro è un lavoro artigianale. L'uso della manualità in quello che facciamo è fondamentale. Non è un lavoro che si può fare
a livello industriale. Quindi insomma si cerca di, sempre di migliorarsi e si cerca di accontentare i clienti più esigenti. Homo Faber è una mostra che parla di lavoro, che parla di bellezza e che parla di futuro. Facciamo mappamondi, creiamo mondi usando le nostre mani. Non avevo programmato di creare un business, volevo solo fare un mappamondo per mio padre per il suo compleanno. E adesso ho una squadra di 25 persone. L'intero processo è semplicemente molto lungo e devi davvero desiderare di farlo e devi amare quello che fai. Devi farlo con amore. È facile arrabbiarsi, frustrarsi, ma non si può. Non puoi fare qualcosa di buono con la rabbia nel cuore. Devi davvero amare quello che fai. Io ancora non ci credo, perché sono davvero fortunato. Io mi stufo molto facilmente, ma in 10 anni non c'è stato un solo giorno in cui mi sono pentito di nulla. Per facilitare l'incontro tra oggetti, artigiani e visitatori, una squadra di 105 Young Ambassadors, studenti di design e arti applicate da tutta Europa, è pronta a ricollocare ogni artefatto nel suo contesto umano, sottolineando la molteplicità di forme che può prendere il lavoro artigianale oggi. Noi siamo qui per guidare i visitatori attraverso gli spazi e spiegare non solo qual è il nostro ruolo, ma soprattutto come ogni pezzo rappresenta la capacità artigianale dell'uomo, perché questa è l'essenza della mostra. Nel chiostro dei cipressi troviamo un invito a guardare dritto dentro l'anima di 21 botteghe di artigiani veneti, attraverso le luci morbide e i toni sfumati delle fotografie di Susanna Pozzoli. Io utilizzo molto la fotografia di interni come fotografia di ritratto. E anche se non vediamo i maestri, non è una galleria di ritratti, a mio avviso ci avviciniamo tantissimo a loro nel fotografare gli utensili, le materie prime, il loro tavolo. I luoghi dove per decenni e a volte secoli sono stati fatti questi mestieri. Un po' l'idea di lavorare sugli oggetti, gli atelier, i momenti tra due gesti, per raccontare quello che non si vede. Quello che non si vede è il misterioso gioco tra arte, tradizione e territorio. In Best of Europe, Jean Blanchard attraversa l'Europa intera con curiosità da esploratore, per proporre gli esemplari più significativi dell'artigianato artistico contemporaneo europeo. I 400 pezzi realizzati da 150 artigiani sono sospinti dalla corrente di uno spazio espositivo ideato da Stefano Boeri, il fiume Europa. Io ho cercato nel vetro, nella ceramica, nello smalto, eccellenza di realizzazione che però fosse o innovativa nella forma o magica, ecco. Come diceva Lao Tse, un artigiano fa un'opera, ma proprio perché non pensa di essere intento a creare un capolavoro creerà. Con Fashion Inside and Out, nelle mani della curatrice Judith Clark, l'ex piscina Gandini diventa un luogo sospeso, onirico, che racconta la confluenza tra l'alta moda e i suoi interpreti nascosti. Lungo la passerella che attraversa la piscina vuota, sfilano capi che si distinguono per materie prime e sapienza artigianale che li ha trasformati in moda. Una riflessione sul significato del fatto a mano che si estende alla costruzione della mostra stessa. In questa mostra la linea tra craftsmanship e fashion scompare. Non si sottolinea la differenza, ma invece si guarda ancora il rapporto tra uno e l'altro e che uno non esiste senza l'altro. Gli abiti vengono sempre firmati dalla casa di moda, ma sappiamo benissimo che comunque sono sempre conversazioni e collaborazioni.
per esempio questi cappelli che sono qui dietro a me derivano da una conversazione che ho avuto con Stephen Jones e nascono come tre cappelli couture che riportano l'acqua nella piscina, che si chiamano splash. Passato, presente, futuro. Nell'antica biblioteca, l'evoluzione della forma riflette sull'evoluzione della forma dei vasi attraverso il XX e XXI secolo, curata dal Triennale Design Museum. Doppia firma, proposta dalla Fondazione Cologni e dal Living Corriere della Sera, racconta l'incontro tra 13 designer e 13 artigiani veneti, merletti, broccati, maschere, dove design e artigianato si incontrano con risultati evocativi. Non solo nomi celebri. La Sala Borges, che si apre sul labirinto, accoglie i frutti dell'incontro tra 20 giovani designer della Creative Academy di Milano e due grandi maestri d'arte lombardi, Giordano Viganò e Carlo Meloni. Un senza frontiere che attraversa le generazioni e coinvolge tutti i sensi. Il primo ricordo di un profumo penso che sia da bambino il profumo del bosco, il profumo dei fiori nei campi e anche il profumo di magari la nonna o la zia. Io faccio il profumiere e essenziere. È un lavoro sì da alchimista, anche perché poi gli alchimisti sono stati, diciamo, i primi profumieri. L'ostacolo più grande è trovare componenti rari e aver la paura di non ritrovarlo, perché in natura non esiste mai una qualità standardizzata. Ho creato una fragranza meravigliosa e se poi questo prodotto non lo troverò più. La ricerca dell'autenticità a volte significa preservare il tratto originario. In Restoring Arts Masters, Isabella Villafranca Soisson di Open Care apre le porte dell'arte nascosta del laboratorio di restauro. Da veronese a Gaetano Pesce, una forma di maestria d'arte che richiede manualità, ma anche sapienza scientifica, esperienza e conoscenza di materiali. Come fase di intervento, la mia preferita è la pulitura, senza ombra di dubbio, perché scopro qualcosa che c'è sotto, che è ancora bello, è ancora nuovo, è ancora luminoso e c'è già, non lo devo nemmeno mettere io, devo solo tirarlo fuori. I laboratori di restauro, diciamo ai giorni nostri, sono estremamente sofisticati, ci avvaliamo assolutamente di strumentazioni scientifiche e di tecniche per mettere a punto gli interventi di restauro su pezzi che sono assolutamente eterogenei. Dalle motociclette visionarie di El Solitario ai motori Ferrari ristrutturati dall'autofficina Bonini. Nello spazio Workshop Exclusives, il mestiere dell'artigianato prende anche forma negli elicotteri costruiti interamente a mano di Conner. O, ancorato sul molo di San Giorgio Maggiore, nello yacht del 1936 Eileen, magistralmente restaurato dal cantiere Francesco Del Carlo di Viareggio. Nella vita non ci sono regole e questa è la bellezza degli incontri. Non sai mai come accadranno le cose. La connessione tra tradizioni secolari e un presente quanto mai vitale è colta dallo sguardo pop, sensuale e divertito dell'interior designer India Madhavi. Con le sue architetture immaginarie ha creato due spazi dove l'incontro tra creatività e manualità prende vita nel rattan di François Passolunghi e nei mosaici della scuola Mosaicisti Friuli o nei pesci ricamati di De Gournay. Mi è stato dato questo grande spazio e quello a cui ho pensato è stato subito a quale domanda mi sarebbe piaciuto rispondere. E a dire la verità, quello che mi ha sempre interessato è come mettere l'artigianato al servizio di un'immaginazione, della tua immaginazione. Our love is young, it shines so bright. Quello che volevo mostrare è la magia che ne può nascere, o forse dire magia è presuntuoso, però è sicuramente emozione.
Non sono niente senza gli altri. Non sono niente se non ho nessuno con cui collaborare e con cui condividere. Perché l'ispirazione viene anche così. Da architetture immaginarie alle visioni dell'architetto. In Creativity and Craftsmanship, Michele De Lucchi gioca con le proporzioni del Cenacolo del Palladio, uno dei capolavori architettonici del Rinascimento, creando enormi coni di luce che illuminano il frutto della collaborazione tra 8 designer e artigiani europei. 8 oggetti totemici, reinterpretazioni del tema del tabernacolo. Un tabernacolo è un oggetto che ci permette di pensare che tutti gli oggetti hanno un interno e che non vanno visti solamente per la loro superficie esterna, ma vanno visti anche per quello che contengono, anche metaforicamente, un rapporto tra design, architettura, arte, artigianato. E oggi quanto mai utile per investigare la nostra realtà e per dare significato alle cose. Perché il nostro mestiere è dare significato alle cose. Siamo i suoi adoratori preferiti. I miei adoratori. Adoro i miei adoratori. Da molti anni, ogni volta che ho un pezzo da fare, anche il pezzettino piccolo d'oro, me l'hanno fatto loro. C'è una specie di scambio totale. E quello che è incredibile in questa esperienza dell'Homo Faber è che è la prima volta da quando lavoriamo che siamo messi pubblicamente sullo stesso piano. Perché è come un po' se uno dicesse voilà, ho due mani, ma vi mostrerò solo la mano destra, perché la sinistra non esiste, non esiste. Osservare un maestro d'arte al lavoro è un po' come entrare nell'anima degli oggetti, che diventano preziosi. Così come la raccolta della sezione Discovery and Rediscovery, che ospita 20 botteghe di maison di lusso. Dietro ogni maison c'è una storia, dietro ogni storia un saper fare che trasforma il manufatto in piccolo capolavoro. Ogni ventaglio, ogni ricamo, ogni gioiello nasconde una maestria raffinata e minuziosa. Ho fatto una scuola di orologeria in Svizzera, nella Valle du Joux. Era o facevo l'orologiaio o facevo il falegname. L'apprendistato dura 4 anni, però dicono che in tutto fa 6 anni, perché passiamo 2 anni a terra a cercare i pezzi che abbiamo perso. C'è questo scambio tra l'orologiaio e il cliente. Si vede nei suoi occhi che è contento, anche se costa, anche, però è contento, ha di nuovo un pezzo che lo può dare al figlio, che è proprio una cosa che si passa di generazione in generazione. Il più bello è una volta che abbiamo finito il lavoro, quando mettiamo il bilanciere, c'è il movimento che si anima, diventa vivo. È una soddisfazione proprio incredibile. Voilà. Immanuel Kant scriveva: la mano è la finestra della mente. Nella sala dedicata alla Fondation Bettencourt-Schuller, che da decenni promuove e protegge i migliori mestieri d'arte transalpini dedicando loro il premio Intelligenza della Mano, vengono celebrati i 100 vincitori, anche attraverso la realtà virtuale. In Singular Talents, 12 video raccontano i talenti rari di 12 grandi artigiani europei. Rara è la loro tecnica, rari i materiali, rara la loro presenza sul territorio, rara la loro scelta di dare nuova vita a tecniche quasi estinte. A dire la verità, le mani le ho assicurate davvero. Non ho mai pensato fosse necessario, ma dopo una certa età, quando iniziano a chiederti cosa succederebbe se ti dovessi rompere un braccio o un polso o delle dita, e tu rispondi, sai cosa? Non ne ho idea. E quindi vai e ti assicuri le mani, perché sono la tua vita. Cosa faccio? Sono un plumassier. Uso i materiali per decorare la vita di tutti i giorni. Vestiti, accessori, mobili, muri.
tutto. Posso mettere piume ovunque tu voglia. A volte pensiamo che le cose accadano per caso. Non è così. Quando ero piccolo ero convinto di essere un angelo. Quindi iniziai a cercare le mie ali. Tutta la mia vita era dedicata a trovare le mie ali. Poi ho incontrato Monsieur Le Marie, il maestro plumassier, che mi ha suggerito di costruirmi le ali da solo. E mi ha assunto e ha deciso che ero in grado di ricevere le tecniche e la filosofia della sua tecnica incredibile. La maggior parte delle volte non c'è una seconda chance, devi azzeccare al primo colpo. È qui che diventa complicato. Questo sapere è un sapere vivo, non solo nei design, ma nella condivisione. E l'idea è quella di assicurarsi che altre generazioni continueranno a volerne essere parte ed elevarla ancora. Quindi è una catena, e siamo parte di questa catena. E farò in modo che questa catena non si spezzi con me. È vero? In un mondo dove la tecnologia più o meno virtuale dà sempre più forma e contenuti alle nostre vite, la scelta di svelare i volti e i potenziali dell'alto artigianato europeo, dimostrare quanto di più innovativo, originale e prezioso riescono a produrre le mani e la passione dei singoli, diventa quasi un atto rivoluzionario. Un inno a un nuovo rinascimento, che riconosca il valore dell'artigianato, che consenta ai maestri d'arte di creare un network senza confini e che coinvolga nuove generazioni. Di questa rivoluzione, Homo Faber non è che l'inizio. Oggi noi raccontiamo quello che succede in tutti i diversi territori d'Europa dove qualcuno ancora crede che un oggetto ben fatto, un oggetto creativo, un oggetto originale e autentico possa far innamorare una persona. Noi ci dimentichiamo spesso che le cose che ricordiamo di più sono le nostre emozioni e anche gli oggetti producono emozioni. E quando gli oggetti producono emozioni penetrano con molta più profondità nella nostra mente, nei nostri ricordi e nella nostra esperienza. Gli oggetti servono anche per innovare. Gli artigiani hanno un potere strepitoso. Siamo all'inizio di una nuova era e continua ad aumentare il numero di persone che finiscono la scuola e dicono: voglio imparare a fare qualcosa. Voglio fare qualcosa che abbia davvero un significato. My mother was a textile designer. Mia madre era una designer di tessuti, quindi era già in un ambiente creativo. E un giorno mi sono detto: ok, vorrei fare gioielli. E a 10 anni ho iniziato a fare un paio di cose con le perline. Poi ho incontrato un maestro gioielliere che mi ha insegnato. È stata una fantastica opportunità per esprimere quello che avevo dentro. E il modo in cui l'immaginazione si intreccia nella mia mente era stupendo, un regalo stupendo. Questo per i giovani è un invito ad andare a fare un mestiere, una professione che può essere molto più interessante e remunerativa di quello che c'è nell'informatica, nel marketing e via dicendo. La cosa più bella del mio lavoro? Ci devo pensare un attimo. Sì, perché non c'è un passaggio senza l'altro, capito? Una catena. Quindi è tutto il lavoro, da quando inizia, da quando arriva la matassa e passa su un rocchetto, a quando il rocchetto diventa orditura e quando l'orditura diventa stoffa. Quindi è tutto magico il passaggio. Penso che poche cose appaghino come aver fatto da soli qualcosa.